direi bellissima, che si chiama La Vedetta e che è una struttura da poco aperta, che è a seguito della prima struttura, quella con cui Alessandro Martinelli, proprietario, apre questa RSA che si chiama Villa del Colle. Sono in compagnia di Caterina Apicella, che è la direttrice di entrambe le strutture. Che cosa si fa in questa nuova struttura? Questa struttura è nata per offrire sul territorio della zona livornese un supporto ulteriore, maggiore a tutte quelle famiglie che necessitano di avere un supporto per prendersi cura dei propri cari. Ovviamente stiamo parlando di un'età fragile, no? Gli over 65 non autosufficienti, che quindi necessitano di maggiore supporto da un punto di vista assistenziale, quindi da un punto di vista infermieristico, ma anche di gestione della persona, banalmente lavarli, aiutare a lavarli, a vestirli, a dargli quindi quella dignità che normalmente da soli o per mancanza di impegni, no? Quindi per impegni familiari, non hanno. Quando è nata la struttura di Villa del Colle come RSA ha avuto tantissime richieste, no? Era sempre in una lista di attesa questa struttura. Sì, sempre, costantemente, una richiesta che davvero non cessa mai, perché purtroppo un po' per demografia, perché da un punto di vista demografico l'Italia non è un segreto, diciamo, eccede da un punto di vista di popolazione anziana, e quindi la richiesta da parte delle famiglie di essere sollevate, no? dal fatto di soccorrere, poi alla fine, no? Prendersi cura del proprio familiare che in quel momento si trova in difficoltà, sicuramente sono state moltissime. E non potendo accogliere tutte le richieste, perché poi avevamo un tot di posti già prefissato, questa struttura invece tende ad ampliare quel servizio che ovviamente dall'altra parte non poteva, con Villa del Colle non potevamo accogliere. Qual è stata la grande difficoltà che Alessandro le può aver raccontato di questa attività RSA? L'aspetto maggiore e fondamentale sulla quale si è focalizzati subito fin dal primo momento, ed è questo sulla quale Alessandro ha fatto il peso fin dal primo momento, è proprio la persona, quindi mettere al centro la persona e attorno alla persona tutti quelli che possono essere i servizi che come dire, vanno a riabilitare, a ripristinare, no? Quella persona che sicuramente entra con delle patologie date dall'età, date da diversi tipi di malattie, ma che comunque si punta a fornire a quella persona tutti quei comfort e quelle attività assistenziali, anzi socio-sanitarie, per far sì che la persona possa vivere una vita che sia quanto più di beneficio possibile. Poi una cosa molto importante è che la struttura in sé per sé non è una struttura che tende a segregare, a rinchiudere o a dividere le persone che sono all'interno con l'esterno, ma si cerca di conciliare le due parti. La famiglia non è esclusa dall'assistenza della persona, ma è facente parte, partecipa all'attività, al supporto, viene coinvolta in tutte quelle che sono le attività e i possibili problemi che possono sorgere. Quali sono i progetti futuri, soprattutto legati a questa nuova struttura La Vedetta? A livello di progettazione futura, l'occhiello di punta, diciamo così, è il centro fisioterapico che si vuole allestire nella palestra, dove gli ospiti all'interno della struttura fanno normale fisioterapia, ma nel lungo e medio termine la si vuole far diventare un centro fisioterapico, quindi aperto anche all'esterno, quindi alle persone esterne che subiscono i grandi traumi dovuti magari per la rottura del bacino, non so, tutte quelle situazioni che sicuramente vedono la persona traumatizzata in un determinato punto del proprio corpo.